Cioè c'è una brutta sconfitta in casa che dopo la bella vittoria di mercoledì contro Senigallia non ci voleva proprio. Sì, potremmo fare il copia e incolla dell'intervista della scorsa settimana, quella che avanti, che con una vittoria come quella di Senigallia e con l'opportunità di fare 3 su 5 in un giorno così difficile e l'opportunità di staccare di 6 punti una diretta concorrente, perché io l'avrei più totale. Vorrei che fosse ben chiaro che io dal primo giorno che dico che questa squadra l'obiettivo massimo è quello di salvarsi, l'obiettivo è quello di tenere una squadra dietro di noi e poi migliorarci in maniera così esponenziale da giocare dei playoff importanti, visto che il numero delle retrocessioni quest'anno è altissimo. Però probabilmente qua sono stato erroneamente interpretato da parte di molte persone e mi dispiace, perché probabilmente io non sto ancora dando, è la colpa mia, non sto ancora dando probabilmente consapevolezza e non sto dando bene l'idea di quello che io voglio di un giocatore, non è certo quello di stasera. Una partita con bruttissime percentuali al tiro, sia i tiri liberi sia il tiro dal campo. A un certo punto sembrava quasi la ricerca affannosa del tiro da tre per un po' mascherare quelle che erano state le problematiche durante i 40 minuti. Che la partita era ben diverso, era l'opposto, però la partita era simile a quella di Senigallia, dove abbiamo giocato con efficienza, con duttilità, con la capacità di capire e giocare sui ritmi. Il problema è che questa squadra, con 6 under e anche degli over che non hanno ancora, e ripeto, è colpa mia che non ho ancora fatto capire quello che voglio da loro, probabilmente, perché mi assumo la responsabilità. Il problema è proprio questo qua, di capire come dobbiamo giocare in alcune situazioni. Invece abbiamo giocato tanto a viva il parroco e dà anche fastidio, perché è uno staff nostro che lavora giorno e notte per cercare di fare le cose in un certo modo, e poi partite del genere interpretate in questo modo dopo che 3 giorni fa era stato l'opposto, è mortificante anche per me.